arrivati quindi a 15 anni dalla nascita più o meno dei Subsonica. Era, se non sbaglio, il 96, mi pare che il primo EP sia stato registrato su cassetta, se non mi ricordo bene. Sono andato un po' a spulciare alcune interviste passate, alcune cose che ho letto. E 15 anni, una band longeva, siete diventati grandi, siete diventati maturi ancora di più, si può dire. Qual è il segreto di cotanta longevità? O se, non, se c'è un segreto, cioè se ce lo puoi dire, o se non c'è, insomma, com'è che siete ancora così uniti e coesi dopo tanto tempo? Ma anche forse perché non siamo sempre uniti e coesi, quindi c'è quella tensione che alla fine all'interno di un gruppo genera anche energia creativa, un tipo di energia che fa sì che tu non stia mai fermo a tentare di ripetere sempre gli stessi percorsi, le stesse formule. Voglio dire, noi abbiamo sempre avuto anche molta fortuna, ci sono probabilmente delle caratteristiche che non sta tanto a noi analizzare, che hanno fatto sì che potessimo continuare per tutti questi anni a fare dischi e concerti con un crescendo di successo. Ma credo davvero che il fatto di non aver paura nello sbarazzarsi di tutto ciò che precedentemente era assodato sia stata comunque un'energia di ricambio necessaria per poter arrivare a 15 anni senza per forza dover celebrare se stessi. Sì, ho pensato anche un'altra cosa, un po' quello che vi concedete di fare quando non fate i Subsonica, nel senso, cioè tra poco produrrai il nuovo disco di Perturbazione, c'è Busta che è sempre più tarantolato tra la casa editrice di Saggistica Contemporanea, il Brevetto di Volo, Samuel con gli altri progetti. Può essere forse anche questa, diciamo, naturalezza della ricerca, cioè questa tensione, insomma, verso anche altri lidi che può forse generare quello che è comunque il processo creativo dei Subsonica nella vostra discografia, che più o meno fate un disco ogni 3 anni, ve la prendete vagamente comoda, se posso aggiungere, cioè un dischetto così ogni 3 anni. No, ma è la tensione di cui parlavo prima, nel senso che esistono dei risultati che si ottengono con il gruppo, esiste da parte di chi sta nel gruppo molto spesso la volontà di capire quanta parte ci sia di se stesso in tutto quello che viene ottenuto dal gruppo, quindi percorsi individuali e quindi tutta una serie di cose apparentemente disgreganti che poi alla fine, nel momento in cui si va a ricomporre il gruppo stesso per il prossimo album, portano nuovi ingredienti, portano comunque un aggiornamento rispetto a quello che è successo nel mondo della musica. Quando dicevo appunto un gruppo che a 15 anni non si ferma a celebrare se stesso più di quanto non lo consenta proprio la rotondità della data, sono 15 anni, ci siamo concessi di quest'anno un micro tour a Marcord nel quale noi suonavamo i vecchi strumenti risalenti all'uscita del primo album, che era il 97, però al di là di questo, che è una cosa più che altro piacevole da condividere con il proprio pubblico, non avremmo neanche avuto necessità di ripercorrere quei passi per poter guardare avanti. Questo sicuramente è dovuto al fatto che ognuno di noi è costantemente, si misura costantemente anche un po' con il passaggio dei tempi, con l'aggiornamento degli stili musicali, delle attitudini. Vogliamo ringraziare tutti voi che vi siete fatti molta strada, lo sappiamo, per venire fin qua stasera a festeggiarci in questa tappa conclusiva di un percorso durato 2+ anni, che ci ha visto girare per il mondo in varie forme, strumenti acustici, elettrici, elettronici, eccetera, eccetera. E non è un caso che abbiamo scelto uno spazio come questo per celebrare la chiusura di questo percorso, perché in questi luoghi noi siamo nati, in questi luoghi la nostra storia, ma la storia dei gruppi della nostra generazione ha potuto crescere, e oggi più che mai c'è di nuovo bisogno di spazi dove si possa praticare qualche cosa di contrario alla muta ginnastica dell'obbedienza. E infatti la canzone che vogliamo dedicare ai ragazzi di Rivolta, una volta di più, è una canzone che parla di disobbedienza. E ritorna in questo caso l'elemento sociale come, diciamo, come luogo di aggregazione culturale nonché di espressione musicale dal vivo. Mi pare fossero più o meno 12 anni fa che dopo Sanremo avete portato a Leoncavallo appunto Tutti i miei sbagli. E, beh, ieri avete suonato a Leoncavallo, immagino sia andata bene, non benissimo, stasera siete qua da noi, per cui vorrei chiederti un po' questa costante, diciamo, che rappresenta per voi un luogo come può essere appunto Leoncavallo o Rivolta, che magari si può discostare da un'attitudine in generale a considerare magari un centro sociale un posto un pochettino più particolare rispetto a un altro palco, nel senso che qua alla fine, bene o male, la musica dal vivo si fa, si produce e voi comunque ci tornate sempre.
I centri sociali, che sono molto più che non semplici contenitori per concerti o spettacoli, comunque hanno sempre dagli anni 90 avuto la musica come vettore primario di coesione. Sono stati fondamentali per tutta la generazione, tutta la nostra generazione, non solo i Subsonica, tutti i gruppi degli anni 90. Nel disorientamento della politica di oggi rimangono comunque dei baluardi che ci dicono quanto sia necessario mantenere aperti degli spazi fuori da ogni omologazione, degli spazi di accoglienza, degli spazi dove le persone possono fare esperienza, degli spazi che si misurano costantemente con il territorio circostante. Noi stiamo rischiando in questo momento di americanizzarci nel senso peggiore del termine, cioè stiamo rischiando di diventare un paese che perde, che si svuota, perché questo meccanismo per cui alla fine governano sempre le grosse firme, rischia di trasformarci in un luogo pieno di franchising, pieno di contenitori dove all'interno ruotano persone che non sono neanche più a casa loro, che non sanno neanche più per chi stanno lavorando. Questo per fare un esempio un po' tagliato con l'accetta. Riacquisire una sensibilità per il territorio, per le cose che succedono a corto raggio, mi sembra un passo fondamentale in questo momento. E credo che nei prossimi anni questi centri sociali, che per alcuni sono anche un po' passati di moda, volendo, ritroveranno invece una loro centralità, una loro importanza fondamentale. Bene, Max, ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Le tue parole secondo me hanno spiegato, non serve ritornarci, hai fatto un'analisi lucidissima, insomma, anche su quella che è la situazione musicale italiana al momento dei live. Ti ringrazio nuovamente e ti auguro buona serata. Grazie, ciao. Ciao. Noi siamo delle lucciole.